Ciao a tutti amici di Air2B, come state? Oggi ci troviamo presso Mandarin Weir, in un punto che si chiama Golden View, vista dorata, per la vista sulla vallata, dove la luce del sole si infiltra nella foresta di eucalipti ed è un effetto davvero incredibile. Mi sono soffermata qui, ci siamo fermati qui, perché volevamo condividere con voi uno degli aspetti che ricorrono qui in Australia e sono gli incendi controllati o prescribed burnings. Qui siamo di fronte a un prescribed burnings, a un incendio controllato che è probabilmente stato innescato la scorsa primavera. Questo è l'effetto post, diciamo, e come vedete il sottobosco è completamente bruciato, ad eccezione dei grass tree, che sono queste piante caratteristiche del Western Australia. Sono queste piante, vedete, con il tronco completamente annerito, questo è un effetto ovviamente dell'incendio, ma naturalmente hanno anche un tronco così scuro, marrone scuro. Ora è completamente nero. Però come vedete, vabbè, queste pratiche c'è da dire che sono un po' oggetto di grande dibattito, perché per alcuni questi incendi controllati non dovrebbero essere innescati, vengono innescati per prevenire gli incendi più diciamo pericolosi nella stagione estiva, quindi solitamente vengono realizzati in primavera, prima della stagione estiva. Il discorso è che in primavera c'è anche la fioritura, insomma, e ci sono diverse specie animali che emergono, come ad esempio molte api native che emergono dai loro nidi. Quindi c'è un po' un dibattito perché da un lato c'è il discorso di protezione dell'essere umano dagli incendi che possono essere devastanti e pericolosi, però dall'altro c'è una compromissione dell'ecosistema e quindi c'è un po' un dibattito sul periodo. E la primavera sembra non essere il periodo migliore, infatti le popolazioni ancestrali naturalmente appiccavano questi incendi in autunno, dove le condizioni ecologiche sono un po' diverse, il ciclo di solito delle piante finisce, quindi c'è una condizione più dormiente, tra virgolette, anche ad esempio se parliamo di insetti, di api, le api ritornano nel sottosuolo, quindi dovrebbe essere una situazione meno compromettente. E quindi insomma questo aspetto è un po' ancora oggetto di dibattito, ci auguriamo che si trovi una soluzione ecologica più compatibile a questo tipo di ecosistema, perché ovviamente l'impoverimento poi delle specie vegetali e animali potrebbe essere un effetto collaterale che va a impattare sull'ecosistema. Quindi questo è sicuramente un argomento che necessita di una considerazione molto attenta e ponderata. Volevo soffermarmi sulla risposta vegetativa, oltretutto, che questi grass tree, queste caratteristiche piante endemiche nel Western Australia, stanno già rispondendo, vedete, con le foglie, queste foglie aghiformi, sono già verdi, quindi una risposta, l'avevamo già vista questo aspetto, questa risposta così veloce di queste piante, nonostante appunto gli incendi, riescono a rispondere rivegetando praticamente la stagione successiva o 2 stagioni dopo, insomma. Quindi un effetto veloce a questo a dirci l'adattamento di queste piante naturale a questa condizione, che comunque è anche una condizione naturale, che è quella dei fuochi e degli incendi qui in Australia, come sappiamo, è un aspetto anche naturale, è una condizione naturale. Quindi la vegetazione di conseguenza
attivato strategie per adattarsi anche a questa condizione. Il tronco anche è un'altra strategia, un tronco che protegge il corpo principale della pianta e la mantiene viva. Quindi è straordinario vedere una risposta di questo tipo, ovviamente. Vi mostro la vallata da Golden View, dove si alterna questa zona che è post incendio vedete, alla foresta intatta nello sfondo, molto molto bella. Ciao amici da Golden View.